Non preoccuparti, lo Spirito Santo è con te. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Oggi concludiamo qui negli Stati Uniti d'America questi commenti e come vedete abbiamo alle mie spalle sia Downtown Manhattan e sia il ponte di Brooklyn come luogo anche per noi italiani molto conosciuto soprattutto dalle gomme americane, il chewing gum. Ma oggi pensiamo al Signore Gesù, pensiamo soprattutto alla Sua parola che entra nei nostri cuori. Luca 12, 8, 12. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, «Io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio». Chiunque parlerà contro il Figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma chi bestemmierà lo Spirito Santo non sarà perdonato. Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa discolparvi o di che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. Amen. Cari amici, oggi il discorso di Gesù è bellissimo. Oggi sta parlando a ciascuno di noi come suoi discepoli cristiani che seguiamo Lui come nostro maestro affinché lo riconosciamo davanti agli uomini. Io sono felice di essere proprio in questo posto, un posto di notevole importanza anche mondiale, perché ci mette di fronte ad una situazione. Dobbiamo testimoniare a tutto il mondo. Dobbiamo testimoniare che Cristo è il Signore, riconoscere che solo in Gesù c'è la salvezza, solo in Gesù siamo salvati. Che cos'è la bestemmia contro lo Spirito Santo? Quante volte noi ci siamo interrogati su questo quesito, come si fa a bestemmiare contro lo Spirito Santo? Beh, pensiamo ai fatti del Vangelo, nella vita pubblica di Gesù. Tutte quelle volte che i giudei, le persone non hanno creduto che Gesù è il Signore, è il Figlio di Dio, Yeshua è il Figlio del Padre venuto per noi come l'unto di Dio per salvarci, liberarci. Ecco, questa è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Quando non riconosciamo Gesù, unico Salvatore, unico Liberatore, quando noi non lo accogliamo, quando lo scartiamo, quando è stato scartato dagli altri, dai giudei stessi, dai farisei, quando hanno detto le opere che compie quest'uomo non vengono da Dio, ma dal principe dei demoni. Ma noi invece oggi vogliamo proclamare, vogliamo confessare che Gesù è il Signore, che Gesù è il mio liberatore. Lo Spirito Santo, dice Gesù, ci insegna come parlare, come testimoniare. Lo Spirito Santo è con noi. Quante volte noi ci preoccupiamo di che cosa dire, di come confessare la nostra fede di fronte agli altri, di come parlare di Gesù a un mondo che sembra essersi schierato da un'altra parte. Ma noi invochiamo anche oggi il dono dello Spirito Santo che ci dà forza, ci dà coraggio, allontana la paura, ci fa seguire Gesù con fiducia, con fermezza, con audacia e coraggio. Insieme diciamo grazie, Signore Gesù, per il dono del Tuo Spirito Santo che oggi mi fa seguire i Tuoi passi. Grazie, Signore Gesù, perché ci doni il Tuo Spirito Santo per essere testimoni fedeli a Te, testimoni lieti, pieni di gioia, di entusiasmo, che sanno annunciare la Tua parola. Spirito Santo, entra nella mia vita, porta la pace, la serenità, metti sulle mie labbra le Tue parole, perché io oggi
possa essere colui che indica Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora oggi accogliamo lo slogan: non preoccuparti, lo Spirito Santo è con te. Invochiamolo oggi nella nostra vita, con tutto il nostro cuore, le nostre forze, per essere testimoni gioiosi del Cristo risorto. Amen. Questa sera avremo l'ultimo concerto come Shout Koinonia nella città di Pittsburgh. Testimonieremo di nuovo quanto è bello seguire Gesù, cantare a Lui, danzare al Suo nome, Re dei Re e Signore dei Signori. Un caro saluto da New York, ci vediamo domani a Strona. Grazie per avermi accolto. Buona giornata.